Benvenuti alla quinta lezione di sitar. Oggi vediamo come suonare una scala, in questo caso vi propongo sempre la scala di Bilawal perché è più semplice, accompagnata però con il cicarì. Abbiamo detto che i cicarì sono le corde più sottili e più acute che si trovano sulla sommità del gruppo di corde del sitar qui sopra. Però il colpo del cicarì, ad esempio nella mano destra, è suonato dall'alto verso il basso, ed è chiamato con il simbolo della C per distinguerlo dal Ra, che è lo stesso analogo movimento che fa la mano quando suona sulle altre corde, quindi sulla prima e sulla seconda corda. In questo caso si chiama C. Ora noi alterniamo le note della scala con le note suonate sul cicarì, quindi suoniamo ad esempio la nota Sa e poi facciamo un colpo sul cicarì. E la stessa cosa facciamo per le altre note. Ora facciamo la stessa cosa aggiungendo un colpo in più sul cicarì, quindi per ogni nota ci saranno due colpi sul cicarì. Ripetiamo la stessa cosa aggiungendo un terzo colpo sul cicarì.